Glielo dico subito che cosa è successo, avvocato. Ho appena ricevuto una convocazione dal PM. Già. Ma se ho già detto tutto quello che so sulla scomparsa di mio marito, e che cosa c'entra adesso l'incidente di Elena Anita, allora? Senta, avvocato, adesso la devo lasciare. Le faccio sapere io, d'accordo? Arrivederci. Ciao, Giuliano. Scusa se non mi sono fatto Ma annunciare. figurati. Senti, vuoi qualcosa da bere? Beh, mi devi dire qualcosa. Voglio sapere perché quando Elena e Anita hanno avuto un incidente tu non le hai soccorse. Amore, finalmente, tutto bene? Sì, tutto bene. Volevo aspettarti, ma poi mi sono addormentata. La mamma? Era parecchio giù. Hai visto come si è comportata a cena? È scattata, sembrava fuori di sé. Sì, l'ho visto. Dai, andiamo a dormire, si è fatto Forse non tardi. avrei dovuto invitare Stefania a cena. Forse è quello che l'ha fatta innervosire. Credeva che non ci sarebbero stati estranei. Tu non c'entri. È che quella donna è parecchio invadente e tua madre invece è una persona discreta. E se vuoi sapere la verità, nemmeno a me piace molto. E non mi va che sia lei ad occuparsi del tuo film. Ma perché? Perché non mi piace, te l'ho detto. E sarei molto più contento se tu rifiutassi la sua proposta. Giuliano è così. Io non mi sono assolutamente accorta che mi stessero seguendo. Anita ha detto il contrario. Appena le hai viste ha cercato di seminarle. Ma Anita non sa quello che dice, è sotto shock, ti rendi conto? Io ti ho creduto. Ti ho difeso anche quando ti accusavano della scomparsa di Ettore. Sento che questa volta non stai dicendo la verità. Senti, Giuliano, io capisco che tu stia cercando un colpevole a tutti i costi. Io sono estranea alla faccenda, adesso stai esagerando, eh. Tu non le hai soccorse. Quanto tempo sono stata in quella macchina prima che arrivassi io? Giuliano, basta! Non so più come dirtelo, non ho visto che mi stavano seguendo, non mi sono accorta dell'incidente, che cos'altro ti devo dire? Ti giuro, se scopro che non le hai aiutate quando avresti potuto, mi piangerei di non essere finita tu in quel burrone. Devi essere impazzito, Giuliano. E comunque andrò dal PM e gli racconterò tutto quello che mi ha detto Anita, compreso l'incontro con quell'uomo. Non so di che cosa tu stia parlando. La ringrazio per la sua collaborazione, avvocato.
E le rinnovo anche le mie condoglianze. Mi dispiace davvero molto per quello che è successo. Grazie. Sua sorella come sta? Si sta riprendendo, ma non è ancora in grado di sostenere un interrogatorio. Appena sarà possibile, le confermerà tutto quello che le ho detto. Signora Ferri, prego, sì. Si accomodi. Grazie. La ringrazio di aver accettato questo incontro informale. Figuri. Le assicuro che cercherò di essere il più breve possibile. Dunque, vorrei tentare di ricostruire con lei la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolte le figlie di suo marito. Mi dispiace solo che non la potrò aiutare perché non ho visto nulla di quell'incidente. Mi lasci finire? Dicevo, vorrei ricostruire i suoi spostamenti di quella notte. Lei per caso si trovava vicino alla sacra di San Michele? Sì. E per quale motivo? Avevo un appuntamento, una sorta di transazione finanziaria. Comunque del tutto personale. E mi scusi, credo di non aver capito. Si trattava di affari o di qualcosa di personale? A dire il vero, ho effettuato un pagamento. Ma non ha niente a che vedere né con la società che gestisco né tantomeno con il gruppo Ferri. Quindi? Quindi? Le ho già risposto. Una cosa personale. Mi dispiace, signora. Temo che non sia sufficiente questa risposta. Sono costretta a chiederle di essere più precisa. Allora? Che tipo di pagamento ha effettuato quella notte, signora Ferri? Io credo che lei non si renda conto dell'importanza delle mie domande, signora. Le assicuro che rifiutarsi di rispondere non alleggerirà la sua situazione. La mia situazione? Perché sono indagata per caso? No, non ho detto questo. Ma ci sono troppi lati oscuri, sia sull'incidente di suo marito, sia sulla dinamica di questo incidente. Se pensa che ci sono dei nessi logici per queste cose. Beh, questo lo lasci giudicare a me, signora. Allora, glielo chiedo per l'ennesima volta. Di quale natura era l'incontro personale che ha avuto la notte dell'incidente? E con chi è avvenuto? Dottoressa, io le ho già risposto. Niente che ha a che fare con questa inchiesta, è chiaro? Bene. Bene. Allora, visto che lei si rifiuta di collaborare, io non posso certo obbligarla, le chiedo solo di stare ad ascoltare la mia ricostruzione dei fatti. Allora, Anita Ferri ed Elena Novelli si erano convinte che lei quella notte avrebbe incontrato una persona coinvolta in qualche modo nella scomparsa del dottor Ferri e che questa persona poteva avere preziose informazioni. Che cosa sta dicendo? Ma è assurdo. Per questo l'hanno seguita. Ad un certo punto lei però se n'è accorta e ha cercato di seminare le due ragazze. Dopodiché è avvenuto l'incidente. Sicuramente causato dall'alta velocità. E questo è confermato anche dal rapporto della polizia stradale. Senti, dottoressa, io posso anche accettare che lei mi dica che Elena e Anita mi stavano seguendo. Non lo so, non le ho viste. Però dal momento che io non ho visto nulla, non ho visto l'incidente, che senso hanno le sue domande? Me lo spiega. Oh, il motivo è molto semplice, signora Ferri. Io intendo aprire a suo carico un'inchiesta per omissione di soccorso. Così lei è convinta che io abbia assistito all'incidente di Elena e di Anita e che me ne sia andata via? Beh, vista la dinamica dell'incidente e la sua reticenza a rispondere, sono indotta a considerare l'ipotesi da verificare. Eh sì. E invece io spero tanto che lei non si stia cercando solo della pubblicità, visto l'interesse che hanno nei miei confronti i media. Signora Ferri, io non ho bisogno di pubblicità. E neanche di lezioni di deontologia professionale. Manterrò il massimo riservo sulle indagini come ho sempre fatto, indipendentemente da chi mi trovi davanti. Bene. Vedrà che i miei avvocati le faranno capire che gli errori si pagano. Mi faccia contattare appena avrà ricevuto l'avviso di garanzia.
Fermo lì, fermo lì. Il direttore ha detto che non vuole più vederti. Ha detto che non ha nulla da dirti. Metti giù sta scopa e levati di mezzo prima che qualcuno si faccia male. Lascia, lascia! Vai, sospira. Stai attento a quello che fai. Ho chiamato la polizia, sta arrivando, eh. Ecco, vieni qua. E riposti delle scope sempre al solito posto. Palazzo. Che diavolo stai facendo? Evito di spaccarti in testa, capito? Capito? La polizia sta arrivando! Hai sentito? Sta arrivando la polizia! Adesso sai cosa fai? Vai a chiamare il direttore, gli dici che ha 10 secondi per venire qua. Lascialo, hai stare, capito? Lontanati! Dai, lasciatemi stare! Contro il cancello! Non mi mischiate, non sono affari vostri! Ecco, qui abbiamo questo. Quest'abito. Che è un misto cotone, un tessuto nuovo e si porta molto bene addosso se lo vuole provare, sì. Guardi, ne ho preso uno anche io. Facciamo una cosa, proviamo la sua taglia, 42, 44. Prego. La proviamo questo, poi vedrà se nel caso ne proviamo altre, eh? Ciao. Ciao, tesoro. Sei incasinata? Non più del solito, vedi. Ascolta, hai tempo per uno spuntino? Amore, non so, non potrei sinceramente. Dimmi perché. Volevo dirti una cosa. Che cosa? Vabbè, la faccio breve. Ho preso una decisione importante riguardo Stefania. Non mi farà da gente. Che ti ha convinta? Voi, tutti quanti. A te Stefania non è mai piaciuta. Ultimamente mi sono resa conto che non piace molto neanche a Gabriele. In più non voglio che ci siano altri motivi per litigare. Perché continuate a litigare? Sì, più o meno. Non so, non voglio essere catastrofica, anche perché dopo tutto quello che è successo sarebbe da stupidi. Però Gabriele è diverso. E a questo punto non è più una sensazione solo mia. O forse non lo so, forse è colpa mia. Che gli sono stata troppo addosso. Magari si è sentito sotto esame. Senti, se posso darti un consiglio, tesoro. Cerca di non essere troppo oppressiva. È un brutto periodo questo. È preoccupato per Giuliano. Ciao, Mancuso. Passaporto e verbale. Non spingere, senti, capito? Pianta e cammina, forza. Non è che ti levami ste mani di dosso. Ho cercato a tirarmi un pugno. Cambia tono, cambia tono. Perché se no? Se no ti cambi connotati. Che credi di farmi paura per sta divisa? Vuoi una lezione allora? Vuoi una lezione? Foti! Commissario, questo qui ha bisogno di imparare l'educazione. Ma lo sai che non è questo il modo. Su, vatti a fare un giro, vai. Tu vieni. Stai zitto, eh? Levagli le manette. Dopo ti voglio vedere al mio ufficio, Foti. Agli ordini, commissario. Vieni.